Passiamo quindi a verificare l'altra condizione, cioè che la lunghezza del profilo, cioè la lunghezza di questo arco, è pari al lato del quadrato. Per calcolare la lunghezza bisogna integrare tanti pezzettini di lunghezza di L. Qui c'è un ingrandimento dove si vede che, preso un punto x qualsiasi tra meno a e a e un incremento dx infinitesimo, dl si può calcolare con il teorema di Pitagora conoscendo dx e l'incremento sulla tangente, che è il differenziale della funzione in quel punto, quindi f' dx. Questo è il teorema di Pitagora, dl al quadrato uguale dx al quadrato più df al quadrato, ma df è f' dx, raccogliendo dx, qui ho dimenticato il quadrato, ecco che l'ho rimesso, quindi raccogliendo dx al quadrato otteniamo 1 più f' alla seconda, quindi il quadrato della derivata prima per dx al quadrato. Quindi, facendo la radice, dl, questo trattino infinitesimo, questo pezzettino di lunghezza d'arco, è la radice quadrata di 1 più il quadrato della derivata, radice quadrata per dx. C'è anche un altro modo per ricavare la stessa formula, che è quello di esprimere dl attraverso il coseno di alfa. Infatti noi sappiamo che in questo triangolo rettangolo dx è il cateto adiacente all'angolo, quindi dx è l'ipotenusa, dl per il coseno di alfa. Formula inversa, dl è dx sul coseno di alfa. L'angolo alfa è variabile perché questa pendenza cambia in x per x, cioè in ogni punto è diversa. Noi non conosciamo il coseno di alfa, ma conosciamo la tangente di alfa. Infatti la tangente di alfa è il rapporto dei cateti, tra i cateti, quindi è il differenziale di f diviso dx, ed è la derivata prima nel punto x. Quindi adesso esprimo il coseno di alfa attraverso la tangente, cioè la derivata prima. Parto dalla solita relazione fondamentale della goniometria, divido per coseno quadro di alfa, e quindi ottengo questa relazione, da cui, estraendo la radice quadrata, l'inverso, il reciproco di cos alfa è la radice di 1 più tangente quadrato di alfa. E metto solo il segno più, non il doppio segno più meno, perché alfa, variando tra meno 45 gradi e più 45 gradi, infatti abbiamo visto che la pendenza all'inizio è più 45 gradi, qui si azzera e poi diventa meno 45 gradi, quindi l'angolo alfa variando in questo intervallo, il coseno è sempre positivo. Del resto il coseno in pratica è dx, dx infatti è dl coseno di alfa, quindi è sempre rivolto a destra. Comunque il coseno è sempre positivo, quindi non avrebbe senso mettere il segno meno. E quindi l'inverso del coseno è 1 più f' al quadrato di x. Perciò, tornando alla formula precedente, dl è l'inverso del coseno per dx, quindi 1 più f' al quadrato di x per dx. Stessa formula che abbiamo trovato qua. Adesso c'è da fare l'integrale di tutti questi dl, l'integrale tra meno a e a. Ma per via della simmetria della funzione f possiamo integrare tra meno a e 0 e raddoppiare la lunghezza di questo mezzo arco. Quindi invece di calcolare l'intera lunghezza dell'intero arco, calcoliamo soltanto la lunghezza di metà arco e poi moltiplichiamo per 2. Integriamo tra meno a e 0. Al posto di dl andiamo a sostituire l'espressione che abbiamo trovato prima. Poi al posto di f' scriviamo l'espressione trovata prima per la derivata. E preferisco utilizzare t, che vale, che sarebbe e alla x, perché i calcoli vengono più semplici. Quindi qui abbiamo t meno 1 su t. Facciamo il quadrato di questa derivata, quindi un quarto, e il quadrato di questo. Facendo il minimo comune multiplo abbiamo t alla seconda meno 1 sopra diviso t sotto, facendo poi il quadrato, t alla seconda meno 1 diviso t, tutto elevato al quadrato. Quindi sotto abbiamo t alla seconda, sopra il quadrato di questo binomio, eccolo. Infine sommiamo 1, perché qui abbiamo calcolato la derivata al quadrato, ma poi dobbiamo fare più 1, e dopo aver fatto il minimo comune multiplo estraiamo la radice quadrata e abbiamo questa espressione, che comunque sotto radice rappresenta il quadrato di un binomio, è il binomio t alla seconda più 1. Possiamo estrarre la radice lasciando il segno più, tanto si tratta di quantità comunque positive. E volendo adesso posso tornare alla x, cioè sostituire t con e alla x. Quindi qua ho e alla 2x, spezzo questa frazione in 2 e quindi ottengo un mezzo e alla x più e alla meno x.
E questo è la radice quadrata, anche qui ho sbagliato, la radice quadrata di 1 più f' al quadrato. Ecco qua, corretto. Quindi questa espressione che ho appena trovato, un mezzo alla x più 1 su alla x, la vado a sostituire nella formula di prima per trovare la lunghezza dell'arco. Cioè in questa formula il 2 si semplifica e rimangono i due integrali definiti da meno a a 0 di e alla x dx meno e alla meno x di meno x. Questo meno l'ho aggiunto io in modo da far comparire il differenziale di meno x, in modo tale che tutta questa funzione qua sotto è il differenziale di e alla meno x. Sono due integrali immediati, e alla x e alla meno x con il meno in mezzo da calcolarsi fra meno a e 0. Facendo le sostituzioni otteniamo e alla a meno e alla meno a. Ricordando poi che a era il logaritmo naturale di t2, l'avevamo visto anche prima che e alla a è t2 e alla meno a è l'inverso di t2, cioè t1. Quindi la lunghezza dell'arco e alla a meno e alla meno a è t2 meno t1. Andiamo a sostituire t1 e t2 con le loro espressioni e alla fine otteniamo 2, che è esattamente il lato del quadrato. Quindi abbiamo verificato quello che chiedeva il problema, e cioè che la lunghezza di questo arco è lunga quanto il lato del quadrato, cioè 2.